Acqualagna, si sa, da ormai diverso tempo è la capitale del tartufo. Questo luogo, infatti, detiene il primato italiano della vendita del tubero più pregiato, patrimonio fondamentale dell'economia e della cultura gastronomica dell'area. Qui si concentrano i 2/3 della produzione nazionale destinati ai luoghi più lontani e diversi del mondo. Ed è per questo che anche quest'anno torna la 52esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, con inizio domenica 29 ottobre per poi proseguire l'1, il 4, 5, 11 e 12 novembre. Domenica 29, cioè all'apertura, presenteremo quella che sarà la novità del futuro anche legata al tartufo e all'Acqualagna, il primo museo del tartufo del nostro territorio, dove verrà allestito nel Palazzo del Gusto. Quindi lo illustreremo, faremo vedere con alcuni slide quello che sarà un po' il centro poi della promozione turistica e territoriale di Acqualagna, legata appunto al prodotto principale e all'enogastronomia in generale. Altrimenti la manifestazione è quella di sempre, tradizionale, da 52 anni a questa parte, dove il tartufo è protagonista anche in stagioni un po' avare come quest'anno, ma dove la qualità comunque è veramente buona. Poi il rapporto con il bosco circostante, insomma, cercare di far capire sempre di più al turista dove nasce il tartufo. Più di 100 eventi, tantissimi stand, prodotti tipici e poi il salotto da gustare. Tanti eventi, invito a vedere il sito del Comune di Acqualagna, www.acqualagna.com.